questo era il biglietto che avevo preso per andare ieri e scendere dal bosco con la mountain bike. Alla fine ho deciso di non andare a tagliare l'erba. Cioè tu puoi prendere il biglietto anche il giorno prima, poi lo tieni in tasca, perché a volte noi per evitare la coda prendiamo il biglietto prima, non è obbligatorio prenderlo il giorno che lo usi. Avevo pensato di andare con la bicicletta e scendere dal bosco, tutto lì. Poi ho cambiato idea. Quando ha saputo della notizia, che cosa pensava? Che era andata bene. In genere destino contro destino non puoi andare. Voi che abitate qua, la prendete spesso? La Io la prendo solo quando uso la bicicletta per scendere dal bosco. Salgo con la funivia, che almeno salvi le gambe. Diciamo che è un percorso molto utilizzato. Ci sono delle percorsi che sono semplici, altri no. I ragazzi a 20 anni, quando vengono qua, fanno quelli più... Non si può morire per un weekend. Vieni qua a rilassarti e non può succedere una cosa del genere. Abbiamo avuto dei clienti che sono partiti un'ora prima con questa funivia, oppure in bicicletta 2 ore prima, no? Quindi i nostri clienti usano questa funivia, è un'attrazione tra le principali che abbiamo a Stresa. Nessuno poteva mai immaginarsi una cosa del genere ed è inspiegabile a tuttora. C'è tanta gente che ci andava in funivia, quindi era tanto lavoro anche per noi. Mi ha fatto molto specie vederla raffigurata all'interno del bar in un disegno, insomma, era un po' un simbolo. Con 45 anni che c'è, quindi è ormai diventato un simbolo sicuramente, come le isole e come tutto il resto. L'incidente, secondo lei, che cosa potrebbe generare per il futuro? Non ne ho la più pallida idea. Per me è impossibile pensare a cosa potrà succedere.